Cari amici, bentrovati ad una nuova puntata di Vita che Rinasce. Oggi siamo qui con una persona molto importante per l'opera Nuovi Orizzonti, per l'opera del Nord in Nuovi Orizzonti, ma anche per me personalmente. E c'è Alessandra, benvenuta Alessandra. Ciao. Alessandra, come vi dicevo, è supervisore della zona Nord di Nuovi Orizzonti e è anche responsabile del centro di Trento, ma oggi vuole condividere con noi, che è una cosa molto rara, un po' della sua storia bellissima. Vero Alessandra? Ma sì, dai. Bellissima, sì. Allora, questa nostra trasmissione, come tu sai, si intitola Vita che rinasce. E uno potrebbe pensare, vedendoti qui, beh, ma Alessandra non aveva bisogno di rinascere. O forse sì? Sì, sì, assolutamente. Avevo bisogno di rinascere. Ma io penso che tutti quanti noi cristiani abbiamo bisogno di rinascere, in particolare oggi, perché ci siamo un po' dimenticati cosa vuol dire essere cristiani. E io anche me ne ero dimenticata, nel senso siamo abituati a vivere un cristianesimo molto così, frequentando magari anche la parrocchia, andando a messa la domenica, però non è detto che Dio entri così tanto nella nostra vita, che noi siamo capaci di fare un'esperienza così profonda di comunione con Dio da sentirci poi quel fuoco dentro di volerlo ridonare agli altri. Non è scontato, tante volte rimaniamo un po' tiepidi, ci accontentiamo come cristiani e non ci prendiamo la responsabilità che c'è un mondo che sta morendo e che ha bisogno di riscoprire l'amore di Dio. Eppure tu vieni da una famiglia molto bella, anche che faceva parte di un movimento all'interno della Chiesa, sì, che è veramente spettacolare, di cui hai fatto parte anche, sì, tu. Sì, per tanto tempo, del movimento dei focolari. Io sono stata travolta, come prima volta, e stravolta dall'incontro con questa esperienza. Beh, mi sono innamorata di Chiara Lubich, di questa persona straordinaria, di tutto quello che era capace di suscitare, no, nel cuore, soprattutto dei giovani. Mi ricordo che mi colpì tanto una sua frase. Un giorno eravamo in un congresso dei gruppi giovani, che si chiamano GEN, e mi ricordo che lei disse: avete una sola vita, vivetela per qualcosa di grande. E questa cosa mi colpì, perché non è detto che uno abbia davanti a sé questa idea che la sua vita è qualcosa di grande, che va spesa per qualcosa di grande. E poi lei aggiunse: vivete per un ideale grande, qualcosa che non muore, che non finisce, che niente può distruggerlo, vivete per Dio che è amore. E allora anche questa è stata una rivelazione, perché nella vita siamo abituati a vivere per un amore, per la famiglia, per diventare madri un giorno, che sono cose bellissime, però anche su questo siamo un po' tentati di accontentarci e non ci rendiamo conto che tutto questo ha un senso se prima di tutto c'è l'amore per Dio, se prima siamo innamorati di Dio e capiamo Dio come ci vuole madri, Dio come ci vuole mogli, Dio come ci vuole cristiani. E quindi, tu come vivevi la tua vita? Per cosa la stavi spendendo? No, guarda, io ho studiato e sono stata sempre tanto innamorata della mia famiglia, di mia mamma e mio papà, che sono stati genitori veramente straordinari. E proprio perché loro, molto sensibili, io avevo una famiglia aperta, sempre a casa mia, sempre piena di amici, e feste per amici, quindi c'era già questa esperienza di mettersi un po', di essere casa accogliente per chiunque. E poi però ho sentito che c'era un qualcosa di più che Dio mi chiedeva. Allora non era molto chiaro, sapevo che mi aveva dato tanto, quindi mi aveva dato una bella famiglia, mi aveva dato una serenità economica, ecco, rispetto a tante altre situazioni che vivevo intorno a me, e una realtà, mi aveva dato la possibilità di studiare, e però mi sono detta: non è possibile, io questo me lo tengo tutto per me, c'è qualcosa di più che mi viene chiesto di fare. E poi non sapevo però che cosa mi avrebbe chiesto, che non è stato molto facile, ecco. E cosa è successo poi a un certo punto? Beh, allora, prima un pochino ho iniziato a scaldarmi quando appunto ho incontrato il movimento dei focolari, c'era questo dare la vita per gli altri, no? E quindi per varie vicissitudini mi sono trovata ad avere a che fare con persone che vivevano il problema della tossicodipendenza, per cui ho iniziato a fare volontariato e a cercare ambiti e luoghi in cui questa esperienza di volontariato potesse essere concreta, proprio al servizio di persone così sfortunate. I tossicodipendenti mi sembravano proprio il contrario di quello che ero io, no?
persone che non avevano avuto una famiglia, che non avevano avuto una serenità economica, che erano abbandonati per strada, quindi mi sembrava un po' laddove potevo mettere più a frutto quello che io avevo ricevuto. E ecco, poi facendo questa esperienza di volontariato ho avuto a che fare con... sono stata un po' in crisi, perché non riuscivo a trovare... Io avevo avuto questa, diciamo, iniziale conversione e vedevo che a questi ragazzi tossicodipendenti veniva dato tutto fuorché un'esperienza di conversione. E poi per caso, ma neanche tanto per caso, un giorno mia madre era molto preoccupata da questo mio servizio continuo nelle comunità, poi per un periodo sono stata anche proprio in prima linea, facevo volontariato al SERT, che è il servizio tossicodipendenze. Però insomma mia madre era un po' preoccupata perché insomma se non lo fai con un gruppo sono cose anche molto delicate. E mi ricordo che un giorno arrivò con un giornale, il giornale Città Nuova del Movimento dei Focolari, dove veniva fatta una recensione a un libro che aveva scritto Chiara Mirante, il suo primo libro Stazione Termini. E mi colpì sotto il titolo del libro Storie di prostituzione, droga e tossicodipendenza. E che mia mamma ha detto, vedi che c'è qualcuno che ha questa tua stessa passione per andare in strada, per coloro che non si sentono amati, però devi farla, scrivili, non puoi farlo da sola tutto quello che stai facendo. E così ho detto, vabbè, prima ho cercato questo libro, non era facile, ma l'ho cercato, me lo sono letto in un giorno con le lacrime. E poi ho saputo che aveva scritto un altro libro, quindi insomma ho cercato l'altro libro, Nuovi Orizzonti. Ho partecipato a un evento, Mariapoli Vacanza, in cui ho avuto proprio il tempo anche proprio di ragionare tanto su quello che Chiara aveva scritto in questi libri. E poi sono riuscita a contattarla. Lei mi ha invitato e sono arrivata il 18 ottobre del 1997, dopo varie peripezie non è stato facile, sono arrivata ad un ritiro, una giornata di spiritualità di Chiara, e mi ricordo il titolo, I tre nemici dell'uomo nel cammino verso Dio, l'io, il mondo e il diavolo. Ed erano tre personaggi, diciamo, su cui io non avevo mai pensato, che non avevo mai pensato che potevano, cioè il mio io, il mondo che mi circondava, ma poi l'esperienza della presenza del male in maniera così personificata come il diavolo, io non l'avevo mai considerata, mai vissuta, e fu un impatto abbastanza forte. Ma poi quello che mi colpì più di tutti fu l'incontro con tanti ragazzi della comunità. Mi colpì tantissimo. Primo perché avevano una luce negli occhi che mi... Di solito uno pensa nelle comunità, il ragazzo tossicodipendente, sì, li considero sì, un po' mesto, un po' triste. Invece mi colpì questi ragazzi così pieni di vita, con così tanta voglia di accoglierti. E poi mi colpì tanto la capacità che loro avevano di parlare di Dio e di chiamarlo padre. Io era una cosa che non mi era mai venuta in mente, che Dio lo potevo chiamare padre, mi sembrava... Ecco, il Dio un po' che mi avevano insegnato, un po' con Chiara Lubich avevo, però più che Dio era Gesù, no? Mi ero innamorata tanto di Gesù, crocifisso e abbandonato, questa esperienza mi aveva un po' preso, però l'esperienza proprio del profondo rapporto con Dio non l'avevo ancora tanto incontrato. Sì, Dio è amore, ma come? Amore come? Com'è che si incarna nella mia vita questo Dio amore? E quindi questi ragazzi che erano capaci di parlare di Dio, lo chiamavano padre, il nostro papà celeste, mi colpì tanto e mi sono detta, ma che cristiana sono? Cioè io che vengo da una bella famiglia, io che vengo da una vita, io che ho studiato, non ho né questa luce negli occhi, non ho neanche questo fuoco, né questo zelo. Ero un po' tiepida, un po' timida, e non avevo tutto questo coraggio poi di parlare della mia vita cristiana, né di fare dei salti che poi ti vengono chiesti, anche io lì. Quel periodo ero fidanzata, mi ricordo che ero già un po' in crisi, erano 10 anni che ero fidanzata, eravamo un po' in crisi nel senso che il mio fidanzato aveva tutta un'altra idea di vita, un po' chiusa nella famiglia, eccetera. Io avevo già un po' questo impeto
di volere una vita diversa, di volere una famiglia diversa. Dicevo a mia mamma: mamma, io non mi alzerò la domenica a pensare come prima cosa cosa faccio per pranzo, cosa faccio, le polpette, il sugo, è una cosa molto tipica del sud. E per dire, è una cosa bellissima, però io volevo alzarmi la domenica mattina e sapere che c'era qualcosa di più nella mia vita. E così un po' c'era questa mia ricerca che iniziava a incanalarsi dentro Nuovi Orizzonti, perché c'era questo spirito profondo di servizio e poi c'era questa esperienza così grande di questa gioia. Che tu volevi? Io volevo, non avevo, era forse la mia, era una gioia un po' umana, però una gioia che è quella gioia dell'incontro con Dio, di un Dio che entra dentro la tua vita e la rinnova, e la stravolge, la rinnova, è un Dio che entra nei tuoi inferi, una persona normale come me. Ma che inferi poteva avere? No, ce li avevo anche io, perché ero tanto, tanto presa dall'immagine. Io ho visto sempre in questo paese, ero la figlia dell'ottico del paese, conosciuta, quindi dovevo sempre molto controllarmi. C'era come un'immagine che dovevo costruire di brava ragazza, di perfetta ragazza, che risponde alle aspettative di tutti. Ma poi io che ero? In realtà, se mi dovevo chiedere, ma io chi sono? E che cosa voglio? E dove voglio andare? Non avevo tanto delle certezze. E ecco, e quindi invece quando ho incontrato Chiara e l'esperienza dei Nuovi Orizzonti, cioè è stato proprio come a ricevere uno schiaffo, come l'acqua gelata, e mi sono fermata e ho detto: no, io qui devo rispondermi, io chi sono? E se non so chi sono, devo imparare, devo trovarmi, e non sono la ragazza perfetta, sono una persona che ha ricevuto tanto, ma che deve dare tanto, ma prima di dare tanto deve entrare tanto dentro di sé, e deve farla questa esperienza di un Dio che sconvolge la tua vita, la rinnova. E come, non so, ho pensato, Dio come Gesù, insomma, ormai sono tanto la stessa cosa, no? È come quando Gesù pone lo sguardo su qualcosa e questo qualcosa rivive, no? E allora io mi immagino come se fossi una piantina molto carina, però era un po' secca, no? Non c'era così tanta acqua, oppure un caminetto tutto bello preparato, ma non acceso. E quindi Dio a un certo punto ha posato il suo sguardo su di me in maniera un pochino più seria, probabilmente io l'ho presa un pochino più seriamente, e la mia vita si è completamente accesa, e ho fatto anche delle scelte non facili. Per quel caminetto spento è diventato un rogo, perché sì. È successo di tutto. Sì, all'inizio avevo questa voglia forte anche io di fare come Chiara, di andare in strada, stazione Termini, eccetera. Però questo voleva dire fare il passo di lasciare tutto, lasciare la mia famiglia, la mia serenità, la mia casa con il mio bagno personale, la mia camera, il lavoro. In quel periodo avevo già iniziato, mi sono laureata in lingue e letterature straniere e ho iniziato a lavorare. Dopo un lungo periodo in Inghilterra sono tornata in Italia, ho iniziato a insegnare a scuola, e quindi avevo un lavoro, avevo tutto, e avevo una famiglia che amavo moltissimo, e però questo seguire Gesù era come quel giovane ricco, no? Che vuole seguire Gesù e poi, se non lo segue, si volta indietro e resta triste. E io ho detto: non posso. E ho avuto, grazie a Dio, una forza di lasciare tutto, ma è stato tanto doloroso, perché la mia famiglia non capiva, tanti non hanno capito, questa ragazza che partiva, andava, sì, ai tempi nella comunità dei tossici, perché Nuovi Orizzonti era poco conosciuta, quindi non è quel movimento così bello di oggi, no? Dove ci sono anche tanti tipi di persone che ne fanno parte, quindi sacerdoti, suore, sposati, famiglie. Ai tempi eravamo sì. Chiara, la sua Loredana, Tonino, che sono le prime persone che l'hanno seguita, e tutte queste ragazze che venivano dalla prostituzione, chi dalla tossicodipendenza, ragazzi dal carcere. Quindi sicuramente come impatto per i miei genitori non è stato proprio una scelta di Dio, sembrava più una scelta verso una setta, una follia. Certo, poi gli anni sono passati, tu sei stata tantissimo tempo al centro dell'opera con Chiara. Sì. E poi Chiara ti ha proprio mandato ad aprire la casa di Montevarchi in Toscana, e poi nel frattempo ti sei sposata, hai avuto 3 meravigliosi bambini. Sì. E siete una famiglia veramente straordinaria, che
per l'ennesima volta ha fatto questa follia di dire sì a Chiara, sì. È venuto ad aprire il centro qui a Trento, prima CEI, il centro di recupero dei ragazzi che escono dalla tossicodipendenza, poi questo bellissimo posto, Caire. E non ti sei più fermata, Aleda? No, non mi sono più fermata. Per fortuna, no, grazie a Dio, poi i miei genitori hanno capito anche la mia scelta e c'è stata finalmente di nuovo, insomma, ci siamo ricomposti un po'. C'è stato un periodo un po' difficile di separazione, invece poi ci siamo ricomposti come famiglia e tante volte anche loro, insomma, vengono qui, stanno insieme a me e sono felici della scelta. E sì, siamo venuti qui ad aprire la comunità perché Chiara alla fine ha buttato la spugna. In che senso? Nel senso che sia io che Mirko, mio marito, se c'è stata un qualcosa che ci ha unito da sempre, da subito, è stato questo desiderio di avere una casa aperta, di essere madri e padri per tanti ragazzi che accoglievamo ai tempi già a Montevarchi, quando ci siamo conosciuti, condividevamo questo sogno. Poi c'erano i bambini piccoli ed è ovvio che non era subito facile. I bambini ai tempi vivevamo in comunità, abbiamo fatto una scelta per un periodo di non vivere in comunità, quindi di preservare i nostri figli e di dedicarci un po' anche a varie attività che l'opera aveva bisogno, per cui per tanto tempo io ho dato una mano a Chiara nell'amministrazione. E proprio perché sono stata una delle prime, insomma, a occuparsi dell'amministrazione, quindi Chiara mi ha chiesto di occuparmi un po', di prepararmi, di formarmi anche per gestire la prima cooperativa che abbiamo aperto, la cooperativa sociale Aliblu. E a Mirko è stato chiesto, proprio perché lui aveva tanti talenti anche formativi da un punto di vista lavorativo, di seguire il reinserimento. Però poi ovviamente alla fine la nostra casa era una casa piena di tutti i ragazzi di reinserimento che andavano e venivano. Abbiamo trovato una casa a Fiuggi, al primo piano abitavamo noi, al secondo piano un appartamento di 8 posti, avevamo messo tutti i ragazzi del reinserimento. E quindi Chiara ha detto ok ragazzi, ho capito, non è possibile non seguire questo desiderio che avete di essere una famiglia aperta, di accogliente. E in quei mesi c'era stata offerta questa casa in Trentino. Io e Mirko siamo venuti qui in Trentino, tra l'altro lui essendo trentino spesso ci capitava fra virgolette, perché c'era sempre qualche ragazzo che conosceva Mirko che poi lo chiamava e gli chiedeva una mano. E tutte le volte che siamo venuti qui in Trentino c'è sempre stato quel particolare colloquio che poi... fino a un ragazzo in particolare che aveva proprio bisogno di essere accolto qui e Chiara ci disse ve la sentite di aprire una casa in Trentino e all'inizio è stato un po' faticoso perché il nostro primo figlio aveva appena fatto la prima elementare, quindi avevamo preso, ormai stavamo bene, c'erano tante famiglie anche lì dell'opera, c'eri tu, eravamo tanto amiche e quindi quando ci è stato chiesto, sai, sono quelle cose che Dio vuole, che ti permette solo quando ti costa perdere un po'. E quindi abbiamo detto il nostro sì, ma è stato tanto difficile anche lì lasciare tutto, lasciare Chiara, lasciare tutte le famiglie, le nostre amicizie, trasferirci qua e iniziare questa casa, ad aprire questa casa, questa, che non sapevamo che cos'era, una comunità, che cos'era, perché in realtà eravamo marito e moglie, 3 bambini, e con noi c'erano 2 o 3 ragazzi, ma anche loro che venivano da una storia molto difficile, quindi non è che eravamo la classica comunità terapeutica, certo, professionale, super multidisciplinare, eccetera. Ed è stato anche un po' complicato, perché non solo avevamo lasciato tutto, ma poi anche questo vivere 24 ore su 24 nell'accoglienza non è stato semplicissimo, perché tante storie diverse, tante situazioni, tanta sofferenza, poi accogli, a volte anche tanti fallimenti, perché non tutti riescono, nonostante all'inizio io pensavo ma no, l'amore di Dio cambierà tutti, guarirà tutti, invece non è così, poi c'è la scelta personale, certo, la libertà personale. Quindi, e allora mi ricordo che un giorno ero proprio così, ero un po' perplessa, mi dicevo ma che cosa dobbiamo essere, ma che cosa siamo noi? E siccome nella mia storia Chiara Lubich è stata sempre straordinariamente importante, e mi ricordo che mi chiamarono, ma così, stranamente dal focolare, per farmi vedere un video di Chiara, ed era il video, Chiara era morta da poco, morì il 14 marzo, di 8 anni fa,
E mi ricordo che c'era questo video di Chiara, era come un po' il suo testamento, no? Gli chiedevano: Chiara, ma se tu oggi dovessi lasciare questa terra, che cosa ci consegneresti, no? E lei consegna una cosa meravigliosa, una poesia lunghissima, bellissima, che si intitolava Siate una famiglia. E per me era come una risposta, che alla fine dovevamo essere questo. Questo ci veniva chiesto, di essere una famiglia. E mi colpì tanto una frase: e piangete con coloro che piangono, ridete con coloro che ridono, e poi a un certo punto, e se qualcuno fra di voi parte, non lasciatelo andare senza avergli riempito il cuore di un'unica eredità, il senso della famiglia. E allora io e Mirko ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: questo dobbiamo fare, senza troppe illusioni e senza troppi sogni, e semplicemente essere ciò che siamo, una famiglia che vuol bene, che ama, che scommette, che perdona anche chi ti tradisce, e che soprattutto più di tutti ha nel cuore di far fiorire l'amore di Dio in tutti coloro che incontriamo. A volte ci riusciamo meglio, a volte un po' meno, ma noi intanto seminiamo, perché siamo sicuri che poi Dio fa fiorire a tempo debito e quando Lui sceglierà. Certo, e io posso testimoniare che avete generato tanti, tanti, tanti e tanti figli, e lo posso testimoniare con tutto il cuore. E mi piacerebbe leggere con te un passo che è molto caro a Nuovi Orizzonti, che è il passo di Ezechiele delle ossa inaridite. E lo guardiamo insieme, se ti va lo puoi leggere. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'una all'altra, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande e sterminato. L'abbiamo visto insieme, questo esercito grande e sterminato, Ale. E poi noi stessi abbiamo ricevuto lo spirito di Dio che ci ha fatto rivivere in qualche modo. Perciò è un annuncio che va bene per le ossa inaridite, quelle che vedi, di un popolo che muore proprio anche nel corpo, ma anche di un popolo che muore nello spirito, dove possiamo metterci un pochino tutti, io direi. Assolutamente sì. Allora Ale, io ti ringrazio tanto, però ti chiedo di tornare. Ah sì? Sì, ti chiedo di tornare, perché ci sono delle altre parti della tua storia che secondo me sarebbe proprio bello che tu, se ti andassi, di condividerle con i nostri amici che seguono a casa. Volentieri, si ascoltano. Per cui diciamo fine prima parte. Va bene, ok. Grazie. E grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, perciò non vi resta che guardarvi le altre puntate di Vita che Rinasce finché rivedrete ancora Alessandra. Grazie, ciao. Ciao.